E quello chi era? Gandalf? Che ci fa Gandalf con Giustiniano? Ui, abbiamo le big difese. No, guardi, ha sbagliato. Perché era con Gandalf? Non si incazzi, non si incazzi. Glielo facciamo risorgere, non ci sono problemi. Salve a tutti, io sono Don Gamer e benvenuti su Rock of Ages 1. Beh, ci siamo divertiti come dei pazzi a giocare a Rock of Ages 2. Ammetto, uno dei migliori giochi a cui abbia giocato negli ultimi mesi. E molti mi avete chiesto, ma perché non fai Rock of Ages 1? E in effetti è vero, io non ci ho mai giocato. Quindi potremmo provare il primo capitolo. Sarà un attimino un po' più grezzo di quello a cui abbiamo giocato. Ma è stato sviluppato anche 5-6 anni fa. Ma se mantiene il classico livello di pazzia, beh, il divertimento è assicurato. Quindi senza ulteriori indugi, vediamo come è cominciata la storia. Ed ecco quel povero Sidifo. Buongiorno, come va la vita? E nell'aldilà si passavano dei brutti momenti. Abbiamo qualcosa, promette che stanno ciucciando il fegato, presumo. Là è, che saranno gli affamati. No, 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 signore, no, signore, no. Ma che stronzo. Ok, ricominciamo. E questa era la condanna di Sisifo, che per aver sfidato gli dei, se non ricordo male, ogni giorno doveva trasportarsi su per la montagna sto cavolo di macigno. E ogni giorno, ogni volta che arrivavo in cima, gli veniva riportato giù. Beh, ok, adesso qua c'è un po' lo stronzetto, ma la smetti? Ho capito, lo riportiamo su. Sisifo, però guardati le spa. Sisifo, ma porco cane. Ho capito, sì, di nuovo. Sisifo, te da. Porca boia. Abbiamo capito l'andazzo? Abbastanza. Credo che si incazza. Sì, ecco, buttagli il masso addosso, porca di quella porca. E potresti effettivamente cercare di fuggire da qui. Non è una cattiva idea. Fuggiamo dall'aldilà, perché all'epoca si poteva. Ah, la palla a forma di fantasma l'ho scelta io, eh. E questa volta dovremo affrontare Ade. Allora, adesso c'è effettivamente il tutorial. A parte che è bellerrima. Va, che spettacolo. Allora, questo è il tutorial, quindi vi salterò un attimino le parti più importanti, ma anche per capire la dinamica del gioco, che come ho detto sarà un pochettino più grezzo. Buongiorno signor Ade, non vi preoccupate, c'ho le abilità nel corpo e anche il salto. Incredibile, l'ho fatto giusto, buongiorno, attenzione, attenzione. Abbiamo investito un po' di genti, sì beh, le dinamiche fino adesso sono abbastanza invariate. Le regole dovrebbero essere abbastanza le stesse, solo che stavolta, se ricordo bene, noi possiamo cambiare anche palla, che ci costerà un po' di soldi, quindi rilasciamo la sferonza. Però ci vorrebbero 700 per avere quella rinforzata, cosa che non abbiamo. E poi vedo quella angelica, cioè mi pare ce ne sia una infuocata, ma per adesso abbiamo quella normale, perché siamo poveri, quindi dobbiamo anche ottenere un pochettino di denaro devastando le varie strutture nemiche. Sono un fantasma stronzo, porca di quella porca, buongiorno. Investiamo anche un po' di genti come al solito, perfetto. E in men che non si dica dovremmo uscire, uscire dall'Ade. Scusi, lei lo ammetto, l'ho puntata un attimino, buongiorno, ecco qua. Così abbiamo anche un po' più di dindini per permetterci la sfera rinforzata fire. Effettivamente noi dobbiamo fuggire da qui. Cioè, tutto qui, dobbiamo superare questo cavolo di portone. E questa è la fuga dall'aldilà. Ok, e mi posso permettere la sfera rinforzata. Bande metalliche si renderanno la roccia più resistente alla frantumazione. Pratico! Ok, vai piano ciccio, piano ciccio. Non ci servono altri soldini, quindi andiamo dritti dritti a meta. Mi domando se la sfera pesi anche di più. Non sono sicuro. Pepe, perché ha messo le difese, ma non ci sono problemi. Olè! Orco cane ci ha rallentato tanto comunque. What the? Più che sufficiente. Ah, buongiorno signor Ade, non si incazzi. Io fuggo giusto un attimino, eh. Arrivederci, saluti alla famiglia. Ok, e a quanto pare Sisifo dovrebbe essere riuscito a fuggire dall'Ade. Col pietrozzo e tutto. Anzi, qui la chiama la pietronza, peraltro. Buono, 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 continuiamo il tutorial. Vedo che la demenza del primo gioco è rimasta invariata. Se ho capito bene, stavolta c'è anche una dinamica con le chiavi. Non vorrei dire una stupidaggine. E stavolta siamo a Sparta. Oh, ok. Proprio così. Si rompe il tutto. Oh, oh. No, durante il cavallo di Troia. Abbiamo rotto il cavallo di Troia. Un po' di gente si potrebbe incazzare. Chiedo scusa. Chiedo scusa, signora Agamennone. Si plachi. Si plachi, lei. Gliele sfondo io le porte. No. Guardi che senza cavallo non è una buona idea. Ma che fa? Oh, porco cane, c'è una sferonza anche lui. Oh, è anche abbastanza incazzato con la vita. Ma porca di quella porca. Io volevo darle una mano e invece a quanto pare la devo affrontare. Ma non è giusto. Ok, oh mio Dio, il campo è condiviso. Oh, porca di quella porca. Ora dovremo pure difendere la nostra fortezza dal contendente. Edifica delle contromisure sul nostro versante per fermare la sua calata. Quindi presumo che questa sia la zona che noi dobbiamo difendere. E allora abbiamo le nostre paretine per cercare di fermarlo, ovviamente. Vedo che i soldi vanno giù parecchio in fretta. Le mucche presumo si sempre... Ah, adesso sono singole le mucche. Ok, gli facciamo una cosa di mucche e un pochettino di catapulte per cercare di pigliarlo. Aspetta che se lo riusciamo a rallentare abbastanza mentre arriva dovremmo essere a posto.
e con gli ultimi provo a creare un minimo di difesa mortale che più o meno da di qua passi. Non è il massimo, ma ci accontentiamo. Ok, pronto a partire con sfera normale. Devasta le porte amiche e portate pazienza, che è la prima volta che gioco al primo capitolo. Ok, ci sono anche dei buchi sulla mappa, quindi dovremmo stare attenti. Vedo cose luccicose. Le chiavi. Ah, sono le famose chiavi. Aspetta, vedete, devo ricordarmi anche di distruggere un po' di cosine. Buongiorno, scusate. E recuperiamo anche le varie chiavi che presumo ci serviranno per fuggire da qua. Buongiorno, buon salve, scusate. Non rompete la ciolla e gli disfo tutte le difese. Per adesso la nostra sferonza è ancora integra. Ottimo, ottimo, non c'era oh, ha messo i muri. Ha messo i muri, potrebbero essere un piccolo problema. Fotte, segati, disfo comunque. Potrei anche tornare indietro, ma pa-pam! Ok. E abbiamo tirato un bel colpo, non abbiamo il valore numerico, però fotte sega. Vediamo un po', lui presumo che stia arrivando. Aspetta che gli metto un altro po' di difese qui, un altro po' di mucche per cercare di incasinargli la partita. E se riesco, un altro po' di catapulte sul finale. Bastardo! Bastardo! Ma no, ma come? Ci sono rimasto malissimo! Mi è passato attraverso! Ma porca di quelli per porca, le catapulte non hanno fatto una ciola di niente. Aspetta allora che... Au, che bella batosta. Metto un po' di difesa anche da sta parte. Ma non ci credo mai nella vita. Ma dimmi te, ma porca di quella porca. Aspetta che non faccio il furbacchione di nuovo. Gli mettiamo altre mucche anche qui. Erto dei soldi me li tengo. E si va ancora di sferonza normale. Allora, mi resta ancora una terza chiave, che mi pare sia là a destra. Vediamo di fare un po' di devastazione. Io non pensavo si potessero distruggere questi. Scusi, ma si possono spaccare? Oh, si possono spaccare, sì. Perfetto, scusate, buongiorno, permesso. No, aspetta, quello non gliel'ho spaccato. Ci penso subito io. Ecco, fatto, rimediato subito. Non ci sono problemi. Si è un po' indebolita la sfera. Oh, ecco qua, buongiorno, buon salve. Oh, guarda, le mucche inseguono adesso. Da quando? Stavano ferme una volta. Ecco, qua che ti disfo anche il resto delle difese, Gamennon, eh. Non ci sono problemi. Io ero qua che è venuto a darti una mano. Oh, mi hai lasciato la zona abbastanza aperta. Mi hai lasciato la zona abbastanza aperta. E ti pigli la sferonza su per il culo. Perfetto, perfetto. Allora, ok, diamoci una mossa prima che lui arrivi. Anche se per adesso mi ha fatto già girare i maronzoli. Aspetta che gli metto altre difese qui. Ah, sta arrivando adesso. Allora c'è tempo. Mucche, come non ci fosse un domani. Ah, non sono adesive stavolta. Caricano i nemici, non abbiamo i tori. Ok, 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 nessun problema. Vediamo magari di farlo passare un attimino più al centro. Per il resto gli ci butto una sfilza di difese come non ci fosse un domani. Con qualcosa ti piglio, ciccio, con qualcosa ti piglio. Aspetta, 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 non ce la faccio buttare su in tempo. Agamennon, non rompere la ciolla, veloce. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso rallentato, però mi disfi tutto. Fotte sei, guarda le mucche, guarda che mucche. Per un secondo lo buttavano fuori. Mucche, mucche attaccatelo, mucche attaccatelo, vai. Oh, lo stiamo rallentando. Oia, buttato fuori. Ciao, ciao, ciccio. Ok, ok, vedo di disfargli la cosa. E stavolta parto anche con la sfera faiga. Non solo sono fantasma, sono anche faigo e rinforzato. Ok, lui non avrà avuto modo però di rimettere le difese. Quindi io arrivo tranquillo, tranquillo. E gli disfo quelle che aveva. Non c'è nessun motivo per farlo. Sono semplicemente un po' stronzo. Ok, buongiorno. Col cavolo, passo anche sopra le mucche. Non ci sono problemi. Tutto ti disfo, purca di quella porca. Ti insegno io, tanto è tutto abusivo qua. Oh oh, sta rimettendo le difese, sta rimettendo le difese. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, 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 nessun problema, nessun problema. Non è riuscito a rinforzare la parte là. Non è riuscito a rinforzare la parte là. A me non è stata una grande furbata. Vengo a dirti toc toc. Buongiorno, scusi, Il postino suona sempre bussa sempre due volte. Io sfondo le porte invece direttamente. E... Oh, sfondato maledetto che a me non erano piccoglioni. Ma dimmi te. Buono, e avendo recuperato le tre chiavette dovremmo essere a posto e poter procedere tranquillamente. Siamo alle Termopili stavolta. Oh no, ci sarà. Spero di non far casini anche a Leoni, da povero. Mi domando a chi incasineremo la vita stavolta. Buongiorno, salve. Ah, il primo, hanno tutti il numero. E sì, ora che arrivi a 300, no, ci è arrivato prima del previsto. Presumo che l'uno sia il signor Leonida. Buongiorno. No, non faccia disisparta. Porti pazienza. Ma perché? Ma no, ma avanti. Ne potevamo parlare. No, no. Fregato tantissimo. Ovviamente ci avrà anche lui la sferonza. No, il peggior di Sparta della storia. Si vergogni, signor Leonida. Ci credo che poi ha perso. Aia, stavolta la zona è un po' stronzetta. E abbiamo una nuova unità. Oh, davvero? Allora, cerchiamo di difenderci su questo lato. Noi possiamo costruire di tanto in tanto. Oh, non dovunque. Potrebbe essere un big problema. Allora, mettiamo le mucche. Aspetta, abbiamo più di una mucca? Oh, abbiamo anche gli elefanti. E gli elefanti coprono una zona considerevolmente maggiore.
e cerchiamo di rallentarlo e farlo passare nella zona degli elefanti, cercando di bloccarlo qua. Un attimino, ti rompi i coglioni. Sono molto più veementi delle vacche, sono ovviamente tutte, sono ovviamente molto più lenti, ok? Comunque gli ci metto un po' di vacche. E qua dietro, se tentassi di fare il furbacchione, gli mettiamo anche un po' di catapulte e un po' di paretine per cercare di rallentarlo un attimino. Partiamo subito con la sferonza normale. Devasta le porte nemiche. Ok, vado ragazzuoli, vi renderò fieri. Aspetta, c'è già una chiave. È partito anche lui, aspetti un secondo, porti pazienza, che c'ho le abilità. Ah, assenti nel corpo, appena detto. Ah, appena detto. Buh, ah, non urla, lui fa bu quando cade, mi pare giusto. Ok, grazie, molto gentile, scusi, ritorno in battaglia. Aspetta un secondo, ci sono percorsi alternativi. Oh, buongiorno, percorso alternativo. Probabilmente mancherò qualche chiave. Fotte sega, io vi disfo tutto. Beh, passo anche per di qua, non è che ci sono problemi. Oh, e per di qua posso anche recuperare una delle chiavi. Aspetta, buongiorno. Disfo anche qualche antico vaso greco della serie, perché no? No, 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 sono caduto di sotto. Oh, oh, c'è il toro grande. C'è il toro grande, porca di quella porca. Ok, ok, come non detto, non faccio più il furbacchione. Aspetta che una chiave è là, una chiave è là. La prendo, la prendo, la prendo. Non finire di sotto, non finire di sotto. Disfa tutto piuttosto, ma non finirmi di sotto. Ottimo. Ok, oh, lui è già arrivato al nostro cancello. Ok, io ho dovuto fare un attimino qualche deviazione, E ha tirato qui una bella ceppa. Guarda, ti tiro una bella ceppona pure io. Olè. Direi che ci hanno fatti più o meno gli stessi danni. Guarda che difese che c'ha lui, ma porca di quella porca. Ok, cerchiamo di aumentare le difese qua sotto. Gli mettiamo anche un paio di elefanti. Solo che stavolta... abbiamo anche altre pareti. Torrione, le fortificazioni in pietra sono più robuste di quelle lignee. Oh, parliamone. Quindi effettivamente se gli metto le strutture più faighe sarà rallentato considerevolmente di più. E quindi i nostri elefanti e le nostre strutture qua dietro potrebbero riuscire ad attaccarlo. Mi ha fatto fuori l'elefante qua dietro. Ma che stronzo. Aspetta che quindi cerchiamo di difendere il più possibile la zona e di aumentare l'area di attacco. Ottimo. Arrivo, arrivo, arrivo. Mettiamogli un altro elefante qua dietro e partiamo subito all'avventura con sfera normale. Devo ricordarmi di risparmiare anche un po' di soldi per le sfere faighe. Il problema è che fino adesso abbiamo... Oh, agli elefanti. Aspetta, 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 aspetta. Ti salto sopra l'elefante. Aspetta, no, scusa. Non è come buttare giù le difese, ma come? Permesso, buongiorno. C'è voluto l'elefante anche dietro, ma porca di quelli per porca. Io provo a riprendere quella dannata chiave. Non so se mi servirà per procedere. Buongiorno, scusate. Non voglio disfare tutto. Ok, perfetto. Ora cerchiamo di arrivare abbastanza veloci. E dovrei riuscire, aspetta. Ok. No, no, sono andato troppo in là. Ma l'ho mancata clamorosamente. Vero, ci credo mai nella vita. Sono una vergogna. Ok, mi faccio comunque la stradina panoramica. Vediamo se c'è un'altra chiave da ste parti. E oh, piano, 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 piano. Ho messo un pochettino di difese, ma nulla di eccessivo. Olè. E gli siamo tranquilli, tranquilli. Arrivati da sopra, buongiorno. Aspetta, 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 aspetta. E voilà. Bella ceppona nonostante tutto. Ok, ok, non abbiamo avuto tanti soldi da parte. Oi là, gliel'abbiamo buttata di sotto. Direi che la tattica ha funzionato. I nostri elefanti sono riusciti a tirargli un bella ceppona. No, no, elefanti giratevi. Elefanti giratevi. Porca boia, è riuscito a passare. No, mi distrugge anche le catapulte. Questo elefante però l'ha sentito tutto. Vediamo un po', spero non dia colpi troppo forti. E insomma il danno non era male. Vedo usare stavolta la sfera rinforzata. Qui mettiamo un po' di torrioni per cercare di rallentarlo. E dovremmo essere a posto. Un po' di mucche per cercare di mandarle in quella direzione. Un'altra mucca qui. E mi rimangono i 700 per prendere la sfera un po' più faia. Purtroppo ho perso qualche chiave in giro, ma con la sfera faia dovremmo riuscire a sfondargli le mura senza eccessivi problemi. Buongiorno, scusate. No, ho detto che non voglio gli elefanti. Oh, le difese gliele sfondo molto meglio adesso. E ti disfo pure questo antico vaso. Oh, porca di quella porca, quando mi girano, mi girano. Ok, non abbiamo praticamente subito danni. Buongiorno, buon salve, scusate. Ok, buono, ora cerchiamo di non mancare la chiavetta, che voglio evitare di far figure di merda. Ok, ok, prendila. Bravo, ciccio, stavolta la chiave l'abbiamo presa. Beh, ma è la seconda, dove il cavolo è la terza? Vabbè, io mi faccio comunque la stradina panoramica e dovremmo essere a posto. Buongiorno. E il nemico sta rotolando sta ciolla. Aspetta un po', t'arrivo da sopra con l'attacco volante. Inarrestabile. Buongiorno. Signor Leonida, salve. Guardi, questa volta non li deve neanche contare i porchi. Però sono tanti, mi creda, sono veramente tanti tanti. Ok, ma dimmi te, è morto malissimo il signor Leonida peraltro. E non credo che la battaglia delle Termopili fosse andata così. E non so quanti dei suoi 300 gli ho fatto fuori peraltro. E abbiamo ben 6 chiavi da parte, stavolta si va Tauresio. Oh, ok, non so cosa ci sia da queste parti, buongiorno. Ti stai addentrando nel Medioevo.
Oh, abbiamo cambiato completamente era temporale. Oh, in effetti è molto medievale quella cosa. Giustiniano, no, l'imperatore Giustiniano no. E quello chi era? Gandalf? Che ci fa Gandalf con Giustiniano? Oi, abbiamo le big difese. No, guardi, ha sbagliato. Ah, non dico nulla. Non si incazzi, non si incazzi. Glielo facciamo risorgere, non ci sono problemi. Perché era con Gandalf? E a quanto pare Gandalf non resisteva neanche ai macigni. Poverino, beh, c'aveva una certa età. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Ci sono anche i big passaggi. Oh, potrebbe tentare di fare il furbino. Allora, se tenta di fare il furbino, gli ci metto subito un elefante a fargli passare un brutto quarto d'ora e un po' di torrioni, così che gli facciamo fare i giri normali come a tutti i re un po' stronzi. Ok, gli mettiamo le big difese. E dietro abbiamo visto che gli elefanti fanno un ottimo lavoro. Ok, sulla parte finale, se lo rallentiamo abbastanza, direi che un po' di catapulte potrebbero essere la scelta giusta. Ottimo, un po' di soldini ce li teniamo. Aspetta, non mi sono studiato la mappa. Non mi sono studiato la mappa, però vedo tanti big giri. Ok, 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 con sfera normale. Abbiamo anche la sfera infuocata. Scusate, buongiorno, fatemi passare. Non so se saranno i big... Oh mio Dio, che brutti giri. Oh mio Dio, che zona brutta, 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 brutta. Buongiorno. Scusate, passo da sopra io. No, non mi tiri le cose. Lei che poi la disfo io. Porca di quella porca. Ma che bella cosa medievaleggiante, peraltro, eh. Aspetti, aspetti, scusi, sto ancora imparando la mappa. Portate pazienza. Buongiorno, salve. Ok, qui abbiamo una delle chiavi. Buono, permesso. Ui, big voli che spicco pure io. Perfetto. Il portone non è tanto distante. Però io purtroppo, scusate, dovrei fare un attimino il cittone. Ah, non sono riuscito a cittare. Aspetta, faccio il furbacchione e provo a ripassargli da dietro. Buongiorno, buongiorno, scusate, devo recuperare la chiave. E ti disfo anche un po' di difese, tanto che ci siamo. Così ci guadagno pure. Porco cane, lui è riuscito già a tirarci un bel ceppone alla porta. Vabbè, aspetta, 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 prendo un po' di rincorsa. Ma dovremmo comunque riuscire a fargli un bel po' di danni. Speravo un po' di più. Effettivamente speravo un po' di più. Allora, i giri non sono considerevoli. Ma ha fatto fuori gli elefanti? No, il mio elefante è caduto di sotto. E che sfiga della minchia. Allora, gliene mettiamo anche uno qui. E un po' di paretine rinforzate qua. Perfetto. E a questo punto gli metto le catapulte che puntino parecchie in quella direzione. E se cerca di sfondare o fare furbacchione, un paio anche di qua. Devo dire che i soldi vanno giù anche tanto tanto in fretta, eh. E non so dove fossero le altre chiavi. Quindi magari per i prossimi giri cerchiamo di tenerci la sfera quella rinforzata, che sarebbe cosa buona e giusta. Ok, lo so, lo so, lo so, lo so, siamo pronti che noi, siamo pronti che noi. Veloci, 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 veloci. Ho passato la volta precedente a cercare di sfondare le sue difese e fare il furbacchione. Stavolta cerchiamo di massimizzare in effetti i danni. Buongiorno. Aspetta, ma posso tagliare per di qua? Sì, posso tagliare per di qua, ma mi serve un po' di rincorsa. Aspetta, aspetta, aspetta. Faccio il furbacchione, scemo, ma che vada. Mi rifaccio l'intera partita, non ci sono problemi. Ok, ci sono problemi, ci sono problemi. Aspetta che vi dico fuori strada. Buongiorno, buon salve, non vi incazzate. Non so dove fossero le altre chiavi, però ti cucchi tutta la mia sferonza. Oh, stavolta l'ha sentita. Stavolta l'ha sentita tanto tanto. La sua sferonza è passata. Continua a fare il cittone, ma va che bastardo. Ma porca di quelle per porca. E allora dobbiamo mettergli un pochettino di difese, perché mi sono rotto le balle che lui faccia il furbacchione. Ma dimmi te. No, non ho abbastanza soldi per comprare la sfera finale, quella rinforzata. E che due balle, è poco male. Allora a sto punto investiamo tutto in elefanti, come non ci fosse un domani. Così che comunque un pochettino le balle gliele rompiamo. Veloci, dobbiamo partire prima di lui, dobbiamo partire prima di lui. Ok, 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 ok. Se lui arriva rischia di devastarci le porte con un sol colpo. Quindi cerchiamo di essere meno danneggiati possibili. Buongiorno. E di fare un pochettino i cittoni, ma non troppo. Sei stronzo, ho messo le mucche. Ok, buono. No, 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 sono caduto. Malissimo. Ok, due balle, busta ciolla. Non mi posso fidare di nuovo a fare il cittone. La sfera rimarrà un attimino danneggiata. Ma se abbiamo fortuna, neanche troppo. Giusto un pochettino. Dobbiamo comunque arrivare prima di lui. Buongiorno. Aspetta, 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 aspetta. Taglia un po', taglia un po', taglia un pochettino, ma non troppo. Ok, vediamo di non perdere velocità. Buono, buono. Porco cane, abbiamo perso un po' di velocità. Basta, porca boia. Ok, sono tornato un po' indietro per acquistare un po' di velocità. Ah, i nostri elefanti lo stanno un po' danneggiando. Ok, gli ho disfatto prima io la porta. Però ho visto la chiave sul finale. No, 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 rompa le balle, Giustiniano. Scusi, sono spiacente per il signor Gandalf, ma lei ci muore malo malo. Ma dimmi te, ma mi assume il signor Gandalf? Che sicuramente avrà altri film da fare, Non vorrei dire altro. E ho dimenticato una chiavetta che ho visto alla fine, purché di quella porca. Anzi, forse ne ho dimenticate due, perché per adesso ne ho 8. E da quello che vedo ce ne sono ben 3 per livello. Oh mio Dio!
Le mappe per adesso sono ancora lunghissime, ma ci sono già le scorciatoie e porca di quella porca se sto gioco non è piuttosto di quanto avessi immaginato. E stavolta siamo in Valacchia. Vabbè, Valacchia non era il conte Dracula, scusate l'ignoranza. Oh, c'è pure Vlad Tepes, non ci credo, non dirmi che c'è anche Vlad Tepes. Mi sa di sì. Oh no, come gli rompiamo le balle pure a lui, buongiorno. No, dove va lei, scusi? Signore? Oh! Chi era? Signor Van Helsing? Vlad Tepes, ma porca di quella porca. Sì, non mi vado a mordere i colli delle genti. Ma no, si trasformava. Erano leggende. Porca di quella porca. Cosa c'entro io? Cosa ho fatto? Non c'entro niente. Non passavo neanche di lì. Ok, a quanto pare mi dovrò probabilmente improvvisare il Van Helsing di turno. Una nuova unità. A quanto pare abbiamo anche il trabucco. Lancia proiettili di maggiori dimensioni più lontano. E una nuova unità. Il barilotto esplosivo. Non ci sono problemi. Però va che brutta strada. Però va che brutta strada. Oh mio Dio, qua in mezzo potremmo letteralmente metterci di tutto. Allora, gli metto un po' di unità rinforzate per evitare che lui tagli di brutto. E ovviamente gli riempio la zona, ma di barilotti esplosivi, che razza di domande. Da qualche parte devi passare, stronzetto. A meno che non mi passi sopra, e allora sei un po' stronzo. E in teoria anche l'elefante forse dovrebbe riuscire a fregarlo un attimino. Buono, buono, buono. E con gli ultimi dindini potremmo cercare di rallentarlo sul finale. Ne tengo da parte giusto un po'. Vorrei provare nuove sfere, ma col fatto che costano. Poi c'è anche un po' la telecamera, stronzetta. Buongiorno, buon salve, scusi. Buongiorno, sto seguendo le scorciatoie. L'albero lo posso buttare giù? Ok, posso anche devastare madre natura. Se mi sento un pochettino più stronzo. Aspetta che c'è la chiave. Aspetta che c'è la chiave, buongiorno, scusi. Porti pazienza, devo recuperare anche un po' di chiavi. Ogni tanto devo chiavare pure io, Ok, dove devo andare? Non vedo la strada. Ah, di là, aspetta. Che brutta zona. No, i trabucchi qua all'improvviso. Mi fa... Aspetti. Ok, ce la stiamo facendo. Piano, che bruttissime zone. La chiave lì non mi ci fermo neanche a prenderla. Ma porca quella porca, sono mica scemo. Aspetta, sto arrivando lunghierrimo. Buono. Ah, madonna, quello che ha messo lì sotto. Ha messo l'infinità e oltre là sotto, scusate. Cerco altre strade alternative, perfetto. Oh, ho perso il mantellino. Aspetta. No le mucche. No gli esplosivi. No che cado di sotto. Ok, non ho perso troppa velocità. E pam. Ok, un po' l'ha sentito. E gli ho fatto anche abbastanza danni. E vedo che i nostri elefanti gli stanno facendo passare un brutto quarto d'ora, Però me l'ha fatto fuori. Ma che stronzo, adesso mi tocca mettere anche le mucche. Ma guarda te, si dovrebbe essere preso anche un po' di esplosivi. Infatti non è riuscito a farci troppi danni. E stavolta glieli mettiamo poco più avanti, così che se passa comunque da queste parti, un paio di esplosivi se li ripiglia. E se lo rallentiamo, gli facciamo trovare un paio di elefanti incazzati con la vita. E lo rallentiamo comunque con un po' di paretine, così che sul finale... Oh, dovremmo riuscire a rendergli l'esperienza molto più complicata. E stavolta vado di sfera rinforzata, perché investire i soldi su una sfera che resista molto di più. Ok, buongiorno. Scusate che disfo anche un po' di case dei villici del luogo. Posso disfare anche gli alberi? No, gli alberi no. Ok, scusate. Madre natura, perdonami, non volevo essere stronzetto. Ok. Buono, piano, buono. Madonna, che zone brutte, impervie però che vive il signor Vlad Tepes. Au! Aspetta, ho perso troppa velocità. Recuperiamo subito. Ancora la sfera non si è danneggiata. Però ti sfondo comunque il chiurlo, porca di quella iperporca. Buono, cerchiamo vie un attimino più tranquille. Più o meno tranquille, salve, buongiorno, scusi. Ok, c'ha anche gli elefanti. Ok, aspetta, ah, gli esplosivi. Wow. Che pacca non mi ha tirato. Ah, abbiamo perso il rinforzo esterno. Potrebbe essere un big problema. Piano ciccio, schiva gli esplosivi. Salta gli esplosivi, buono. Fatta. E pam. Ok, serviranno quattro sfere, ma porca di quella porca, anche lui dovrebbe porconare un attimino. Aspetta che gli... Abbiamo pazzo per un altro elefante, c'è, perfetto. E un altro paio di torri, veloci prima che arrivi. Ok, pigliati anche gli esplosivi. Oh, l'abbiamo buttato di sotto, no! Mi ha ammazzato anche gli elefanti, però così, con l'esplosione. E che due maronzoli, allora aspetta che gli mettiamo un po' di costruzione. Mi ha distrutto le costruzioni, ma stai senza elefante? Elefante ti dai una mossa? Più mossa, più veloce. Mi tengo il resto dei soldi per una sfera migliore. Oh, di sicuro un po' le abbiamo incriccate. Gliel'abbiamo incriccato un po' meno del previsto, Ok, buono, posso partire, perfetto. Oh no, non si può riutilizzare due volte la sfera. Non lo sapevo, quindi una volta utilizzata è fatta. Allora, dobbiamo tenerci 1000 per la sfera quella di sole, di fuoco, non so che cavolo sia. Piano, svolicchia, ole. Siamo anche un fantasmi, dovremmo svolicchiare bene, voglio dire, no?
Aspetta, salta. Olle, buona. Sto schiacciando anche un po' delle genti del luogo. Però non riesco a salire. Ce la fai a salire, ciccio? Ok, ogni volta che tiriamo una pacca per terra, a quanto pare la sfera si danneggia un attimino. Buono, buono. Aspetta, 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 aspetta. Quelli dovrebbe avere molte meno difese perché li abbiamo spappolate di brutto prima. Ah, c'è ancora gli elefanti però. No, gli elefanti. Cattivo elefantuccio. Ehi, sono arrivato lungo. Scusi, buongiorno, permesso. Aspetta che gli schivo comunque tutte le varie difese. Olle. La sfera è abbastanza integra e papam. No, guarda quanto gli resta. Ma no, ma porca di quelli per porca. Ok, ok, torniamo direttamente a casa. E vediamo di mettere un pochettino di difese prima che lui arrivi. E mi basta che mi tengo 1000. Quant'era? 1000 per la sfera, quella di fuoco mi pare. Ok, e dovremmo essere a posto. Oh, 1030, non mi ero accorto, stavo già accusando difese io. Lui non dovrebbe comunque farcela con un sol colpo, quindi dovremmo essere praticamente a posto. Eccolo che arriva. Ciccio, se mi finisci fuori non m'offendo, Ok, il vantaggio è che se lui resta in partita non può rimettere nuove difese, quindi io sono a posto. Guarda che devi fare furbacchione. E si parte con la sfera infuocata. Non riesco neanche a vederla. Abbiamo il mantellino da fantasma che copre la sfera infuocata. Quanto non siamo pro in questo momento. Che per inciso la sfera infuocata neanche ci servirebbe, Ma siccome sono un attimino anch'io un cagone di tanto in tanto. No, 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 che mi finisce di sotto. La salvo, la salvo, la salvo. L'ho salvata. Ok, porco cane, anche lui ha rischiato di farci fuori le mura. Quindi dobbiamo decisamente arrivare prima di lui. Perché abbiamo problemi con gli scalini. Perché abbiamo problemi con gli scalini. Ok, chiavetta ti verrò a recuperare prima o poi. Casomai off screen vedo di rifare alcune delle mappe. Ma con questo dovremmo essere... Oh, ottimi, porco cane, mi ha dato una bella pacca. No, 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 la recupero, la recupero, la recupero. Non la recupero. Ci ho provato però, mia difesa ci ho provato. Oh no, si perde lo strato esterno. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Quindi il potere dura fin tanto che non muori. Ok, non ho bisogno di una gigantesca resistenza. Devo delicatamente accarezzargli le pareti. Ed è fatta. No, no, non buttatemi di sotto. Ma che strozzi. Ma dai. Porca boia, è partito anche lui. È partito anche lui. Guarda, mucche della minchia. Mucche della minchia. Perché quella porca Vlad Tepes. Voglio vedere se mi ciucci sta sfera. Veramente. Maledetto rompipalle, ti insegno io a ciucciare i colli delle genti. Ciucciati questa. Oh, ma dimmi te, è un po' di quel che si dice, signor Vlad, avanti. Ok, ok, ammetto di essere profondamente traumatizzato e la prossima volta andremo in Regno Franco. Oh, che cavolo di giri non ci stiamo facendo, Buono, e questo era il primo episodio del primissimo Rock of Ages e devo dire che lo stile completamente fuori di testa è rimasto invariato. Le mappe sono un attimino un po' più grezze, ma voglio dire, era un gioco un attimino vecchiotto, quindi spero comunque che vorrete vedere altri episodi, quindi fatemi sapere nei commenti, ok? Ma per questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidati di favore al canale a crescere e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!